Eccoci con Sbraccio oggi, migliore in campo, nonostante il risultato di 5-0 oggi ti sei dovuto, te la sei vista brutta. Eh sì, perché soprattutto i difensori, troppe palle centrali e non erano molto attenti, però per fortuna oggi ero in partita, in forma. La marcia continua per il terzo posto. Sì, dobbiamo cercare di continuare così perché sono squadre molto forti che sono davanti a noi. Però dobbiamo cercare di raggiungerle ad ogni costo. Mister Olei oggi è una sconfitta pesante, ma il passivo, come vi ho detto, è fin troppo pesante per quello che si è visto in campo. Diciamo che il risultato è un po' bugiardo. Abbiamo avuto molte occasioni per fare il gol e purtroppo questo sport se non capitalizzi le occasioni, il gol lo prendi sicuro. Abbiamo fatto 15-16 tiri in porta, nello specchio, zero gol. Il portiere loro è stato bravissimo. Infatti, gli porgo i miei complimenti. La squadra loro è una squadra che conosce il gioco più di noi. Noi siamo dei ragazzi che vengono quasi tutti al calcio a 11 e sono appena 3 mesi che hanno approcciato a questo sport. Quindi, diciamo che hanno fatto fin troppo. La strada è quella giusta, piano piano raccoglieremo i frutti di quello che stiamo seminando. La prestazione però è confortante, potrebbe essere un qualcosa per il futuro, per il proseguo della stagione. Sì, è sicuramente confortante e sono sicuro che il nostro futuro è abbastanza coperto, diciamo, perché abbiamo anche un under 21 che piano piano stanno capendo il gioco e secondo me con i giusti sacrifici arriveranno a fare bene.